Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi farò vedere un piccolo tutorial per farvi vedere come realizzare questo bordo chiamato al dente del gatto. È un bordo, come vedete, decorativo che io lo uso spessissimo. Lo uso per fare i bordi dei capellini, si può utilizzarlo anche per il manico di un maglioncino, può essere utilizzato anche per il collo del maglioncino e anche ovviamente per le sciarpe, che dà questo effetto molto bello e particolare. E come vedete, si crea un doppio bordo che voi poi, secondo le vostre esigenze, potete far passare un elastico per rendere il bordo più stretto. Possiamo iniziare. Avremo bisogno della lana che utilizzeremo per lavoro, per creare il nostro bordo, e poi avremo bisogno anche di un pezzo non troppo grande di lana con un colore contrasto e preferibilmente scegliere una lana che ha un spessore leggermente più sottile. Insieme in questo modo, tenendoli nella mano di destra senza fare il nodino, poi li faccio passare dalla mano di sinistra in questo modo. Nel pollice tengo il filo aiutante e nell'indice tengo il filo principale. Mi raccomando, non sbagliatevi. Allora, primo passaggio, quello un pochino più particolare, quindi guardatemi attentamente. Afferro il filo principale, faccio il giro e creo la prima maglia. Ok, ora dalla seconda partiamo con avvio alla nordica e ne avviamo quanto basta del numero di maglie. Io faccio i soliti 20 per farvi vedere il campioncino. Mi raccomando, le maglie devono essere morbide, non stringete troppo. Controllate, ricontate se avete bisogno. Ok, ora sfilo un ferro, giro il ferro che è rimasto con le maglie già avviate, scusate, e sono pronta ad iniziare la elaborazione delle maglie. Ok, iniziamo. Prima fila tutta a rovescio. Ok, controlliamo tutto, rigiriamo e siamo pronti per il secondo ferro. Qui, come vedete, dobbiamo fare per il diritto tutta la fila. La quantità delle file che si fanno decidete voi.
praticamente la larghezza del bordo prima della decorazione. Ok, partiamo con la terza fila. Il numero di file decidete voi, scegliete voi, perché vi crea l'altezza del bordo di cui avete bisogno. Io farò 6 file per farvi vedere poi il bordo decorativo. Ecco qua. Ho fatto 7 righe, vedete, da una parte tutto a rovescio e dall'altra tutto per il dritto. Ora iniziamo con la creazione della nostra decorazione. Allora, facciamo passare il filo, lo buttiamo dall'altra parte. La prima, come ricordiamo, non si elabora ma si fa passare normalmente. La seconda, per il dritto, si fa il gettato e poi si lavorano due maglie insieme per il diritto, in questo caso gettato, due maglie insieme, gettato, due maglie insieme, rimanete sempre morbidi, gettato e due maglie insieme per il diritto, come vedete. Vedete che si stanno già creando i forellini? Gettato e due maglie insieme. Gettato e due maglie. E così via. L'ultima singolare si fa per il diritto. Vedete? Vedete che i forellini si stanno già creando? Giriamo. Ok, vedete? Ora che avete girato, ci ritroviamo con tutte le maglie a rovescio. Questa fila, riga, va lavorata tutta a rovescio, senza saltare niente. Guardate. Ecco la maglia. Quello che avevate prima fatto come gettato va lavorata in questa riga qui. Tutto a rovescio. Non saltate niente. Mi raccomando, senza fretta. Mettete a posto in modo tale da non perdere le maglie. Guardate. Ora dobbiamo fare lo stesso numero di righe che abbiamo fatto prima del disegno. Nel mio caso, se vi ricordate, ne ho fatti 7. Quindi ora faccio 7 ferri in su. Qui ho fatto le 7 file
sette righe. Vedete, sopra e sotto uguale, si combaciano perfettamente. Niente in più, niente in meno, identici. Allora, poi, il prossimo passaggio è quello di togliere il filo aiutante che abbiamo avviato all'inizio. Guardate, si fa in modo molto molto semplice. Si parte dalla parte dove c'è il filo piccolo, da dove abbiamo iniziato, e si inizia a sfilare. Attenti a non tirare via anche quelli del filo bianco. Così. Guardate. Ecco, facile, facile. Dobbiamo infilarli tutti dentro a un ferro, un altro ferro. Allora, la prima la facciamo passare senza elaborare. Ora uniamo tutti e due le maglie, quello che si trova sul ferro sinistro e quello del destro, creando una nuova maglia che si sposterà sulla maglia di destra. Guardate, uno, due, tutti e due li afferro e creo la maglia per il diritto. Guardate. E così fino il fondo. Ecco, vedete, uniamo tutti e due, prendiamo da tutti e due i ferri. È un lavoro un po' impegnativo, ma ne vale la pena. Abbiate pazienza, senza fretta. Ecco, guardate, così. Andiamo insieme, afferriamo e creiamo la nuova maglia. Ecco qui, li abbiamo spostati tutti su un ferro. Ora procediamo, la prima la lasciamo andare, facciamo tutta la fila, tutta la riga a rovescio. Qua è fatto il nostro bordo decorativo al dente del gatto. Guardate, semplice, bello, veloce.